Miele, funghi, castagne, vino, liquori e delizie tipiche dell'Etna. Ce n'è anche quest'anno per tutti i gusti all'ottobrata zafferanese che ha preso il via ieri nella piazza centrale del paese alle falde del vulcano. È stato il sindaco Alfio Russo a dare ufficialmente inizio all'attesa manifestazione che animerà le quattro domeniche del mese e darà lustro a tutti i prodotti enogastronomici e artigianali del territorio. Sono oltre 350.000, si stima, i visitatori che ogni anno affollano Zafferana Etnea per assaggiare, acquistare e vedere quanto di buono è in vendita negli stand allestiti lungo le strade e negli slarghi del centro alle pendici dell'Etna. Ieri è stata la volta della domenica dedicata all'uva e ai suoi derivati. Il 12 ottobre saranno protagoniste le mele, il 19 invece è in programma la sagra dei funghi e del miele, mentre il 26 gran finale con castagne e vino. Alcuni numeri, circa 100 gli espositori, 56 le aree a parcheggio messe a disposizione degli avventori, con servizio bus navetta continuo per raggiungere il centro e non affollare con le auto le strade riservate ai pedoni. Cifre da record per la manifestazione che quest'anno festeggia il 36esimo compleanno. I numeri sono da record perché ormai è una vetrina a livello nazionale, per cui i visitatori trovano tutto quello che c'è da guardare in una fiera del genere. È una mostra mercato dei prodotti tipici regionali, dove la Sicilia che produce il lavoro si mette in vetrina, per cui il turista trova di tutto qua, si diverte con la famiglia. Un'iniziativa che frutta benefici non solo economici ma anche turistici e promozionali per l'intero comprensorio, una delle manifestazioni che contribuisce a far crescere il prodotto interno lordo della Sicilia, commenta ancora il primo cittadino. Sono queste le kermesse che fanno proprio aumentare il prodotto interno locale, lordo regionale, che alla fine aumenta il prodotto interno lordo nazionale. Noi contribuiamo con il nostro piccolo a aumentare questa fetta di mercato. A tagliare il nastro assieme al sindaco e il parroco, padre Luigi Ricciardello, memoria storica dell'Ottobrata, da 38 anni pastore della comunità zafferanese. Mi ricordo proprio la prima iniziativa, è venuta dal sindaco Alfio Coco e c'era, diciamo, qualcosa di molto più semplice, meno esigente di organizzazione. Facevano la mostarda, diciamo, poi c'era il momento in cui c'era la giornata delle mele, la giornata del miele, la giornata della mostarda e così, diciamo, poi man mano si è sviluppata fino a quando veramente ha aggiunto queste dimensioni piuttosto consistenti, che è il momento di richiamo di tanta gente. Apertura in grande stile, pomeriggio però macchiato da un violento temporale e raffiche di vento che hanno costretto espositori ed avventori ad abbandonare temporaneamente gli stand e trovare riparo nei locali vicini.